Dal 2008 Carpe Diem tramuta il tuo oro ed il tuo argento in denaro contante, con i prezzi più alti di Sicilia e Calabria, perché sappiamo bene che il tuo oro, il tuo argento, Carpe Diem è da sempre massima valutazione per ciò che ti è più prezioso. Carpe Diem è il comprooro più vicino a te, con i suoi 4 punti dislocati in tutta la città. Professionale e con la massima valutazione, Carpe Diem è denaro contante, subito! Nelle baracche di Messina nessuna malattia polmonare secondo l'ASP e così l'emergenza si allenta. Discoteca officina posta sotto sequestro preventivo dal GIP del Tribunale di Messina. Processo Breakfast, chiesti 11 anni per Chiara Rizzo. La condanna più alta richiesta dal procuratore aggiunto Lombardo. Muro di Berlino, 30 anni fa crollava ed il mondo cambiava, un anniversario importante per tutto il mondo. Benvenuti a questa edizione di Voce di Popolo, il TG Social. Noi siamo esterefatti da una notizia che ci sembra una notizia bomba, ma per esperienza. Non vogliamo certamente mettere in dubbio i dati forniti dall'ASP, ci stiamo riferendo infatti ai dati di una ricerca dell'ASP, di un'indagine effettuata nel mese di ottobre-dicembre del 2018, che ha attestato che in sostanza nelle baracche, nelle casette dei 7 ambiti di risanamento non vi siano malattie polmonari riferibili ad agenti inquinanti, laddove per agenti inquinanti intendiamo non solo l'amianto, ma intendiamo anche sostanze speciali, intendiamo anche la muffa. Noi abbiamo passeggiato, fra virgolette, parecchio in mezzo a queste casette, in mezzo a queste abitazioni, fra virgolette, in mezzo a muffa ed altro, e abbiamo riscontrato un uso veramente massiccio di medicinali, soprattutto per problemi polmonari. Abbiamo anche visto molti bambini ammalati che giocano in mezzo all'amianto. Tutto quanto non cambia da tantissimo tempo, adesso ci potrebbe essere un vero cambiamento, noi ce l'auguriamo e sosteniamo in questo assolutamente il sindaco De Luca. Questa ricerca potrebbe alleggerire il peso di un'emergenza che è stata lanciata proprio dal sindaco De Luca, uno dei più grandi meriti di questa amministrazione. Pertanto, ribadendo che noi in questo siamo assolutamente con lui, vi mostriamo questo servizio. Nessuna malattia polmonare, nessuna patologia respiratoria diagnosticata correlata all'esposizione di inquinanti ambientali. In sostanza, secondo l'ASP di Messina, tra gli abitanti delle baracche nessuno, ma proprio nessuno, soffrirebbe di problemi polmonari. Ma allora ci chiediamo, tutte le nostre visite tra muffa, amianto, medicinali e bambini malati già appena nati di polmonite e malattie respiratorie li abbiamo forse sognati? Ho un bambino ammalato in grave condizione. Di bronchite, polmonite e altre di dispensore ormonale, e per giunta in istituto a Cristo Re, perché ha da 6 anni in questo stato che non lo posso tenere. Acqua sì, quando piove sì, certo mi entra, piove forte. Guardi del buco che c'è di là, che mi entra l'acqua di là, cioè io come devo vivere qui dentro? Come devo vivere qui dentro? Bombole d'ossigeno. Lei soffre d'asma, giusto? Sì. E lei ha fatto presente questa situazione? Ho tutti gli incartamenti se li vogliono. Oggi siamo andati all'ASP per poter parlare con il dirigente sanitario, dottore Lapaglia, e con il dottor Sindoni, direttore sanitario, per poter capire come i 59 medici di medicina generale avessero effettuato le visite pneumologiche e da quanti abitanti tra i 7 ambiti di risanamento. Sono state fatte visite a campione? Questa è la domanda che volevamo fare oggi all'ASP. Riteniamo di sì, perché è già difficile per il comune di Messina censire gli abitanti delle casette. Figuriamoci visitarli uno per uno. Queste indagini dell'ASP, pertanto effettuate in soli 2 mesi e mezzo, tra ottobre e dicembre del 2018, dovrebbe secondo noi essere approfondita, perché con i dati così proposti distrugge in poche pagine quella che è un'emergenza sanitaria che, solo entrando in molte di queste abitazioni, si respira letteralmente tra muffa e sbriciolato di amianto. Un'emergenza sanitaria che oggi può abbattere un muro di gomma eretto da circa 30 anni. Certo è che se nessuno è malato a causa di inquinamento
inquinamenti atmosferici, cioè amianto, sostanze tossiche ed umidità cronica, allora, stando a quanto dice l'ASP, il luogo migliore, più salubre dove vivere potrebbero essere proprio queste casette. Insomma, gli abitanti di Fondo Fucile, di Rione Taormina e così via, supereroi, sono i testimoni di un vero miracolo, il miracolo dell'ASP. E allora, sicuramente, come avete visto, noi stamattina siamo andati all'ASP, ci ritorneremo, avremo quindi la possibilità, speriamo assolutamente, ne siamo convinti, di interloquire con il dottore Sindone, il dirigente sanitario, per poter così capire come è stata fatta questa indagine da parte di 59 medici. Come dicevamo nel servizio, già è difficile per l'ARISM rintracciare e censire tutti gli abitanti delle casette, figuriamoci visitarli uno per uno, quindi sicuramente è stata fatta probabilmente sarà stata fatta un'indagine a campione. La cosa è abbastanza grave, al di là degli aspetti politici e degli assist, pertanto dico, è una cosa che approfondiremo. Discoteca Officina è stata posta sotto sequestro dal GIP questa volta, vediamo i dettagli. Nel pomeriggio di ieri i poliziotti delle Volanti, unitamente ai colleghi dell'ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Messina dei locali della discoteca Officina di via Croce Rossa. Nella circostanza è stato deferito in stato di libertà il titolare dell'attività per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento. Il provvedimento è scaturito a seguito delle indagini svolte in relazione ad una serie di episodi verificatisi nel mese di ottobre, in particolare in più circostanze, le forze dell'ordine intervenute durante lo svolgimento di trattenimenti danzanti hanno accertato che non venivano rispettate le prescrizioni dell'autorità a tutela della sicurezza pubblica, creando così un grave rischio per l'incolumità delle persone presenti. Infatti, sebbene la licenza DPS rilasciata dal questore di Messina autorizzasse le attività danzanti e musicali con l'obbligo di non permettere un'affluenza superiore a 300 unità, il titolare aveva consentito l'accesso al locale ad un numero notevolmente superiore di avventori, circa 1500, ai quali era stato altresì permesso di utilizzare un soppalco attrezzato con tavoli e divanetti, fisicamente interdetto al pubblico. Inoltre, la somministrazione delle bevande alcoliche, non autorizzata da licenza comunale, avveniva in modo incontrollato e diffuso. Nella medesima occasione è stata riscontrata l'assenza degli estintori, come imposto dal certificato di prevenzione incendi, verificando anche la presenza di soli 2 addetti antincendio, piuttosto di 3, come prescritto dal provvedimento del questore. Peraltro, il locale in questione è lo stesso che lo scorso 26 ottobre era stato oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per 30 giorni, emesso dal questore di Messina. Mentre il governo in aula, oggi parliamo dell'Assemblea regionale siciliana, viene battuto nella riforma dei rifiuti in Sicilia, scopriamo che la Sicilia è maglia nera, non solo per la gestione, non solo per la differenziata, ma anche per la gestione. Non è una notizia novità, però sicuramente si ritrova all'ultimo posto nella gestione dei rifiuti. Vediamo i dettagli nel servizio. Carenza di un'adeguata impiantistica per il riciclo dei rifiuti, assenza di valorizzazione energetica per quanto non riciclabile, turismo dei rifiuti verso altre regioni, affidamento eccessivo allo smaltimento in discarica. Questa è la fotografia scattata da Fise Assoambiente, l'associazione delle imprese del trattamento dei rifiuti e bonifiche, su 3 regioni, Lazio, Campania e Sicilia. L'analisi basata su dati ISPRA e Assoambiente è stata presentata a Rimini in occasione di Ecomondo. In Sicilia c'è il record di discariche ed impianti di riciclo e recupero. La gestione è condizionata dalla percentuale record di conferimento in discarica del 73%. Solo il 22% viene raccolto in modo differenziato, dato più basso a livello nazionale. Anche qui il passaggio negli impianti di trattamento meccanico-biologico è propedeutico, addirittura per il 96% dei quantitativi, al successivo conferimento in discarica. Il recupero di materia resta un'ipotesi residuale, la voce incenerimento non è presa neanche in considerazione. Abbiamo assistito negli ultimi tempi alla battaglia dei numeri, la guerra dei numeri di ATM, la guerra dei numeri dell'AMAM, molte volte sostenuta da soggetti avversanti, chiamiamoli così, all'amministrazione De Luca, o comunque critici, dei quali ovviamente ce n'è un assoluto bisogno, perché un'amministrazione ha bisogno anche di confrontarsi con le critiche. È venuto fuori tempo fa il più grande debitore dell'AMAM, che è lo IACP, ovviamente non in quanto soggetto, ma in quanto soggetto che
risponde delle abitazioni date in uso alle, e quindi locate anche a prezzi ovviamente stabiliti dallo IACP, delle tante persone che abitano proprio nelle case popolari, come si chiamavano un tempo. Le case dello IACP e le forniture d'acqua, adesso si cerca di provvedere ad abbattere un circa 14 milioni di debito, e lo si è fatto con un tavolo congiunto al fine di raggiungere l'obiettivo proprio di ripianarlo, questo debito, che non è, come dicevamo, direttamente riferibile agli ACP, ma ai diretti fruitori dell'acqua non pagata. Pertanto così gli ACP ed AMAM procederanno insieme per verificare importi e debitori per mezzo di un'anagrafica, grazie anche alla convocazione dei rappresentanti legali degli stabili dello IACP, che dovranno fornire l'elenco dei residenti. Verranno così emesse bollette singole per il totale del debito maturato fino ad oggi. Vicende di cronaca giudiziaria, ci spostiamo per il momento a Reggio Calabria, al Tribunale di Reggio Calabria, dove il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo ha chiesto nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola 4 anni e 6 mesi di carcere, ma la condanna più pesante è quella richiesta nei confronti di Chiara Rizzo, messinese e moglie di Amedeo Matacena, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e latitante, come sapete. Le accuse nei confronti di Claudio Scajola e di Chiara Rizzo sono quelle di aver favorito la latitanza di Amedeo Matacena. Una condanna a 11 anni, quella richiesta per Chiara Rizzo, che è la condanna più pesante di tutto il processo. 7 anni e 6 mesi sono stati chiesti invece per la segretaria di Matacena, Maria Grazia Fiordaliso, e il collaboratore Martino Politi. Secondo la difesa, Scajola, questa è l'ipotesi della difesa, l'ipotesi difensiva, avrebbe aiutato la moglie di Matacena, Chiara Rizzo, per una sbandata amorosa. Fatto questo che non è stato assolutamente riconosciuto come possibile da parte dell'accusa, in quanto lo Scajola avrebbe aiutato direttamente Amedeo Matacena e non certo quindi Chiara Rizzo. 30 anni fa, sarà il 9 novembre, 30 anni fa il muro di Berlino veniva giù. Una notizia che ci interessa dare adesso, anche perché il sabato non andiamo, come sapete, in onda con un TG completo, e vogliamo mostrarvi un servizio, perché in quel momento il mondo effettivamente cambiò. Il 9 novembre di 30 anni fa, fra le picconate e gli abbracci, il muro di Berlino crollò. Gioia e picconate, abbracci di idranti, sbarre che si alzarono e fiumane di vessati che sfociarono nella libertà, l'euforico stordimento prodotto dall'onda d'urto del treno della storia, quando passa sferragliando e fischiando così sonoramente da rendere impossibile non accorgersene. La notte della caduta del muro di Berlino 30 anni fa fu tutto questo, e definirla storica è quasi riduttivo. Era il 9 novembre dell'89, il simbolo della fine della cortina di ferro, del mondo diviso in due blocchi atomici, della riunificazione della Germania. Era stato preparato e preannunciato dalle fughe estive di tedeschi orientali attraverso Ungheria e Cecoslovacchia, ma anche il 18 ottobre dalle dimissioni del leader della DDR Erich Honecker, che ancora a gennaio aveva preconizzato vanamente altri 100 anni di muro. Quella notte cominciò poco prima delle 19 con la conferenza stampa del portavoce del governo della DDR Gunter Schabowski, in cui l'allora corrispondente dell'ANSA Berlino Est Riccardo Herrmann, con una sua domanda, ne innescò altre che poi portarono all'annuncio. In pratica si poteva oltrepassare il muro. La diretta TV che inquadrava Herrmann seduto in piedi del tavolone da cui parlava Schabowski spinse decine di migliaia di berlinesi dell'Est verso i posti di frontiera fra le due parti della città. Le guardie, colte di sorpresa da un afflusso così massiccio, chiesero ordini su come comportarsi, ma si alzarono le sbarre bianche e rosse permettendo a tutti di passare senza controlli. Una resistenza senza equipaggiamenti antisommossa, del resto era tecnicamente impossibile o sanguinosamente inutile. Per tutta la notte solo festa per il flusso di tedeschi dall'est, accolto dagli applausi di tanti concittadini dell'ovest. Si urlò libertà e ci si abbracciò anche fra parenti costretti a vivere divisi per decenni. L'iconografia scolpita nelle menti e fatta anche e forse soprattutto dai ragazzi che si arrampicano sul muro tirandosi su a vicenda dal piccone che solleva solo polvere dalla granitica e ormai affollata sommità della barriera.
si passava Checkpoint Charlie e si piombava nel passato, negli anni 50. Meno luci, niente insegne, anche l'aria aveva un altro odore, impestata dalla Trabant, le vetturette in plastica, simbolo dell'industria della DDR, ha scritto Roberto Giardina, giornalista e scrittore, testimone di quegli anni. Tornando alla cronaca, la polizia ha sequestrato una discarica abusiva e ne ha denunciato il proprietario, è stata la polizia ferroviaria di Taormina, unitamente alla squadra di polizia giudiziaria compartimentale, nel corso di mirati servizi volti al contrasto dei furti e della ricettazione di rame. Rame non se n'è trovato in questa discarica di Contrada Marauli nel comune di Calatabiano, che svolgeva la sua attività di autodemolizione su di un appezzamento di terreno di 1000 metri quadri parzialmente recintati, però sono state trovate auto da demolire senza riferimenti, ovvero senza tracciabilità e senza la targa. Pertanto, vista la gravità del reato contestato, la necessità di evitare altre attività illecite e che potesse produrre ulteriori danni ambientali, l'area è stata sottoposta a sequestro preventivo ed affidata in custodia giudiziale allo stesso giovane, ovvero il proprietario dell'area. Un'anziana è stata fermata, fatta salire in macchina, portata in una zona isolata di Catania ed è stata rapinata e poi abbandonata in lacrime. Questo è accaduto ieri nella città di Catania, vi facciamo vedere le immagini delle telecamere di sicurezza e durante il nostro servizio. Vieni che ti vuole salutare mia madre, è stata la scusa con cui un uomo ha convinto un 84enne a salire su un'auto, ma poi l'ha portata in un luogo poco frequentato di Catania per rubarle la fede nuziale, un anello, una catenina e la borsa contenente un cellulare di vecchia generazione. Poi, prima di fuggire, l'ha scaraventata a terra, lasciandola ferita e dolorante. È l'accusa contestata a Simone Spanò, 36 anni, che è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale per sequestro di persona a scopo di rapina. L'uomo è indagato anche per evasione dai domiciliari e qui era stato sottoposto per un'altra rapina commessa in provincia. Il fermo è stato convalidato dal GIP su richiesta della procura distrettuale a permettere agli investigatori di identificare l'indagato e i filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza. L'uomo è stato trovato grazie al satellitare dell'auto utilizzata che aveva preso a noleggio. I carabinieri in un B&B hanno trovato la refurtiva, restituita poi alla proprietaria. Oggi nell'isola di Vulcano i carabinieri del centro anticrimine Natura di Catania hanno effettuato un controllo sulla vendita e legale detenzione di parti di animali protetti presso un negozio di articoli di gioielleria, sito proprio nell'isola di Vulcano. Qui sono stati trovati esposti per la vendita collane, ciondoli ed altri monili con denti di squalo bianco, con artigli di grandi felini, conchiglie, coralli e rostri di pesce sega, tutte specie protette. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che la quasi totalità delle specie protette non erano scortate da alcun documento che ne attestasse la legale detenzione né quantomeno che ne consentisse la vendita. Sono stati così sequestrati 4 rostri di pesce sega, un cranio di coccodrillo, 5 ciondoli bracciali con artiglio di presunta tigre, 3 denti di squalo bianco, 16 conchiglie di Nautilus, 2 conchiglie giganti da 120 kg e 40 kg, 4 pezzi di corallo blu, 15 pezzi di corallo madre porari e 142 artigli di grande felino ed un carapace, ovvero il guscio, di tartaruga marina. Il soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. Restiamo nell'ambito della cronaca e vi comunichiamo che è stato chiesto, quindi ci spostiamo un attimo a Palermo, parliamo di regionale, è stato chiesto il giudizio per 4 persone per la paziente morta a Palermo davanti al GUP per Pier Giorgio Morosini. Durante l'udienza preliminare è stato proprio richiesto rinvio a giudizio per i medici Salvatore Napoli, Giuseppe Profita, della chirurgia generale d'urgenza Gaspare Gulotta. I 4 sono accusati di omicidio colposo per la morte di Rosaria Venutelli, 70 anni, deceduta nell'ospedale il 12 dicembre del 2017. L'inchiesta nacque dopo l'esposto dei familiari della donna, rappresentati dall'avvocato Angelo Mangione. Alla paziente, ricoverata per una colica, una semplice colica, non sarebbe stata somministrata la terapia antibiotica e non sarebbe stato eseguito intervento di rimozione della colicisti. Questo quanto riporta l'ANSA Sicilia.
Sono 9 milioni gli italiani che comprano cibo online, è un, oramai quindi una tendenza, sta prendendo piede anche a Messina, 9 milioni che comprano generi alimentari online in un comparto che vale circa 1,6 miliardi di euro e che nell'ultimo anno ha registrato una crescita del 42%. Sono solo alcuni dei dati della terza edizione di Netcom Focus Food che è in corso a Milano. A comprare cibo online sono 1,5 miliardi di persone nel mondo per un valore di 58 miliardi di euro. In Europa sono 167 milioni, di cui 9 milioni in Italia. Negli ultimi 12 mesi un terzo degli italiani che fanno shopping online ha acquistato beni alimentari e bevande via web o app e il 72% degli ordini alimentari con consegne in un giorno è rappresentato dal pasto a domicilio. Insomma, un volume d'affari che va sempre più espandendosi. E andiamo all'ultima notizia, l'abbiamo lasciata volutamente per ultima perché a seguito del nostro articolo, ma comunque anche a seguito della lamentela da parte del commerciante su Facebook, un negozio, un ristorante del centro di Via Garibaldi era stato multato per occupazione suolo, un'occupazione suolo in effetti già pagata, solamente per pochi centimetri, questa è la lamentela del commerciante, ne avevamo fatto una segnalazione ed un articolo. Nella giornata di ieri il sindaco De Luca, alle 13 precisamente di ieri, come scrive il sindaco nel suo post, si è recato con l'assessore Musolino, con Massimo Rizzo, consigliere comunale, e Pierluigi Parisi e il consiglio d'amministrazione intero dell'ATM in liquidazione, e si è recato presso l'extravergine. Tra un succo di frutta ed un caffè hanno valutato, verificato i motivi della sanzione e hanno fatto una verifica quindi sui luoghi e, dice il sindaco, in ogni cosa ci vuole una misura, l'assessore Musolino verificherà. Noi ci chiediamo, dico, la verifica, egregio sindaco ed egregio assessore, va fatta prima di elevare la sanzione, dico, al di là di comunque si chiami il locale, al di là del fatto che magari possa essere anche un nostro sponsor, ma comunque vale un po' per tutti, quindi vale per tutti i commercianti. La sanzione sicuramente ci sta quando ci deve essere, però i requisiti della sanzione, dell'applicazione, dell'applicabilità della sanzione vanno fatti prima. Questa era l'ultima notizia che ci siamo appunto ritagliati e rilasciati per ultima, anche perché ci riguardava da un certo punto di vista. Grazie a tutti per averci seguito, ci rivediamo ovviamente nella sezione di domani. Le altre notizie le trovate su vocedipopolo.it per chi non avesse visto la nuova location. Questo è il nuovo ambiente che ci siamo creati e nel quale vi forniamo le notizie su Messina. Ovviamente non tutte, ma tutte quelle che magari riteniamo che il messinese debba conoscere. Grazie a tutti. Dal 2008 Carpe Diem tramuta il tuo oro ed il tuo argento in denaro contante, con i prezzi più alti di Sicilia e Calabria, perché sappiamo bene che il tuo oro, il tuo argento, Carpe Diem è da sempre massima valutazione per ciò che ti è più prezioso. Carpe Diem è il compro-oro più vicino a te, con i suoi 4 punti dislocati in tutta la città. Professionale e con la massima valutazione, Carpe Diem è denaro contante, subito!